Il testo bollinato della legge di bilancio 2024, dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stato trasmesso al Parlamento con l'iter per l'approvazione che quest'anno prenderà il via dal Senato. Nel testo della manovra, l'attenzione è stata puntata anche sull'introduzione di un nuovo meccanismo di spending review attivo già dal 2024 e previsto dall'attuale articolo 90,9, che assicura ai capoluoghi di provincia e città metropolitane un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il sindaco di Pozzallo, Roberta Matuna, non è d'accordo. Per lui la finanziaria difficilmente riuscirà a risolvere le grandi questioni dei paesi italiani, ma penalizzerà i comuni che avranno sempre più difficoltà a fare funzionare i servizi essenziali. Sono previsti deboli sostegni solo per i comuni che hanno particolari problemi finanziari, dice Matuna, ma per la legge di bilancio 2024 non tutti gli enti locali sono uguali. Infatti, i comuni che possono beneficiare di nuove risorse finanziarie, prosegue il primo cittadino pozzallese, sono quelli con sedi di città metropolitana, i capoluoghi di provincia e di piccoli comuni fino a 5.000 abitanti. Tutti gli altri non sono destinatari di aiuti del governo. Così non va, dice Matuna. Purtroppo, per lo Stato italiano ci sono comuni di serie A, di serie B e di serie C a cui è vietato toccare palla. E no, conclude il sindaco di Pozzallo, chi più e chi meno devono essere trattati allo stesso modo, perché i loro abitanti devono avere le stesse opportunità, così come previsto dalla Costituzione italiana.